una regola aurea che incontriamo in tutte le religioni, in tutte le culture, che potremmo proclamarla così: fate agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, e non fate agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi. E tutti qui siamo un po' d'accordo, no? Solo che il Vangelo di oggi fa un passo in più e ci mette in contestazione, o ci mette in interrogativi per il nostro cammino. Dice Gesù: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. E tutto il Vangelo è qui. E la novità, la profondità del Vangelo è questo: amate, amate tutti, altrimenti vi distruggerete, altrimenti la vittoria sarà solo del più violento. Quindi costruire spazi di amore dove ognuno ha un posto di accoglienza. Ho trovato interessante queste frasi di uno scrittore del 1800 che dice così: quando un ingenuo lascia la chiave nella porta, quando un imprudente fa un prestito a chi non potrà restituirlo, quando un incosciente si rallegra del successo degli altri, quando un bambino aiuta un compagno a fare i compiti, quando i cristiani, le comunità, la Chiesa non rivendica i propri diritti di fronte a chi non li rispetta, allora brilla il sole, allora risplende il tuo amore e tu, Signore, sei presente in mezzo a noi. È di Bertè questo poeta scrittore. Ecco, questo è la pratica, avere il coraggio di andare controcorrente e di dire amate e amate tutti e tutte. Buona domenica.